Legno Areda, grazie ad un'esperienza ventennale nella lavorazione del legno, è in grado di presentare una vasta gamma di pavimenti in legno massiccio prefiniti, pronti per la posa a 2-3 strati. I nostri pavimenti arredano la casa, l'ufficio e gli spazi commerciali, come vuoi tu, e lasciano il calore e la bellezza del vero legno, seguendo al 100% il Made in Italy. Il legno è vivo, comunica un mondo di valori, racconta una storia. Legno Arreda ama il legno. Progetti unici per il tuo sogno. Legno Arreda, via Vecchia 24, Poncico di Zoppola, telefono 0434 574555. Visitate il nostro web store www.legnoarredaweb.it. Cloud Inn, il nuovo locale alla moda, nato a Corbons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Cloud Inn. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Colio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Cloud Inn, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Collio e Quay. Una perdita di greggio si è verificata questa mattina nella zona industriale del canale navigabile di Trieste. Lo rende noto Siot Group Tal, che gestisce l'oleodotto transalpino, precisando che il problema è stato causato dal danneggiamento di una linea di trasferimento dell'oleodotto che collega il terminale marino Siot al parco serbatoi nell'ambito di operazioni di carotaggio. Il piano d'emergenza, aggiunge Siot in una nota, è stato immediatamente attivato e 15 minuti dopo l'accaduto sono iniziate le operazioni di recupero e di contenimento. La Siot precisa inoltre che la situazione è sotto controllo e che le squadre operative sono sul posto. L'ipotesi del piano vaccinale presentato dal governo nella riunione odierna, con una previsione di inizio nei prossimi giorni di gennaio, che potrebbe essere anticipata a fine anno, vede già pronte le nostre strutture regionali e ci auguriamo un'altra decisione. Lo afferma il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga a margine della videoconferenza operativa sul piano vaccinale con i ministri Boccia e Speranza, con il commissario straordinario Domenico Arcuri e i componenti della conferenza delle regioni. Sistema e sosta e mobilità, nell'ottica del miglioramento dei servizi offerti alla propria utenza e dell'incentivazione dell'utilizzo dei parcheggi in struttura, attiverà da oggi in tutti i parcheggi della città di Udine il sistema di riconoscimento automatico delle targhe che consentirà di agevolare l'utenza e di velocizzare l'accesso. Il nuovo sistema è realizzato attraverso l'implementazione di videocamere nelle colonnine dei parcheggi a barriera che consentono di riconoscere le targhe delle auto associandole alle soste. Il sistema sarà operativo in tutti i parcheggi in struttura della città di Udine, per la precisione Park Magrini, Primo Maggio, Park Moretti, Park Venerio, Park Caccia, Park Tribunale e Park Andreuzzi. Con l'approssimarsi delle feste natalizie, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute ha in corso di svolgimento una specifica campagna di controllo in ambito nazionale su giocattoli e tradizionali articoli utilizzati nel periodo festivo, al fine di verificare la conformità e rispetto dei requisiti di sicurezza a tutela della salute del consumatore. Sono state ispezionate 1058 strutture commerciali, rilevando irregolarità e la presenza di prodotti non conformi presso 96, sequestrati 17 7.000
articoli regolari già sul mercato per un valore di oltre 80.000 euro, dei quali 15.250 giocattoli di varie tipologie e 1.750 tra luminari ed altri prodotti elettrici, risultati privi delle indicazioni obbligatorie di sicurezza all'uso della marcatura CE e di etichettatura in lingua italiana. In NAS di Udine hanno segnalato all'autorità amministrativa due cinesi, titolari di altrettanti negozi di articoli da regalo, poiché responsabili di aver posto in commercio articoli natalizi e giocattoli risultati con etichettatura irregolare, mancanza delle indicazioni di legge in lingua italiana e marchio CE. Nel corso dell'intervento sequestrati 300 articoli natalizi irregolari e contestate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 10.000 euro. Con l'avvicinarsi delle festività natalizie si incrementa il fenomeno del traffico illegale dei cuccioli provenienti dall'est Europa. Per la quinta volta nel corso dell'anno, in provincia di Gorizia, la Polizia di Stato ha bloccato un trasporto abusivo di cuccioli introdotti illegalmente in Italia. Nella mattinata del 12 dicembre scorso, durante un servizio per la prevenzione e repressione dei reati nelle aree di servizio ai danni degli utenti, una pattuglia della Polstrada di Gorizia ha notato nel parcheggio dell'area di servizio di Duino Nord due autovetture con targa serba, con a bordo vari trasportini e gabbie per animali d'affezione. In un veicolo erano presenti 3 Doberman e 3 Bulldog francesi, nell'altra auto invece 6 cuccioli di Doberman. I conducenti, serbi, hanno esibito passaporti comunitari dei cuccioli, dichiarando di effettuare un trasporto extra Unione Europea di cuccioli di cane dalla Serbia all'Italia. Per ulteriori accertamenti e per verificare lo stato di salute degli animali è stato richiesto l'intervento del servizio veterinario dell'azienda sanitaria, che unitamente alla squadra di polizia giudiziaria intervenuta ha accertato la mancanza di idoneità certificazione sanitaria per l'ingresso in territorio italiano e la dubbia autenticità dei microchip degli animali. Sono state elevate sanzioni amministrative per 4.500 euro per la mancanza della licenza di trasporto e l'introduzione di animali privi di dispositivo di identificazione. I veicoli utilizzati per il trasporto sono stati posti sotto il vincolo del sequestro e gli animali affidati al polo zooantropologico di Sgonico. Ecco, questo è tutto, vediamo appuntamento più tardi per linea diretta pomeriggio, parleremo di libri con un'autrice, dunque restate con noi. Legno Arreda, grazie ad un'esperienza ventennale nella lavorazione del legno, è in grado di presentare una vasta gamma di pavimenti in legno massiccio prefiniti, pronti per la posa a 2-3 strati. I nostri pavimenti arredano la casa, l'ufficio e gli spazi commerciali, come vuoi tu, e lasciano il calore e la bellezza del vero legno, seguendo al 100% il Made in Italy. Il legno è vivo, comunica un mondo di valori, racconta una storia. Legno Arreda ama il legno. Progetti unici per il tuo sogno. Legno Arreda, via Vecchia 24, Poncico di Zoppola, telefono 0434 574555. Visitate il nostro web store www.legnoarredaweb.it. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fondono in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Collio e Quay.